Siamo in compagnia del dottor Mario Santo, assessore alle risorse economiche, lavoro, commercio, attività produttive e società partecipate nella giunta Porro del comune di Saronno, nonché ovviamente anche consigliere provinciale. E con lei vorremmo iniziare una serie di incontri volti a far conoscere alla cittadinanza saronnese meglio gli esponenti della politica locale, sia dal punto di vista personale che ovviamente poi dal punto di vista politico. Poi parleremo un po' anche delle vicende di questi tempi un po' oscuri del nostro paese che poi vanno a ricadere anche sul nostro comune. Però, come dicevamo prima, partiamo dalla vicenda personale e quindi le chiedo di raccontare un po' la sua storia e di raccontarcela sia dal punto di vista della vita personale che di quella professionale, quindi la sua formazione, insomma, quello che è il suo percorso di vita che l'ha portata poi fin qui. Va bene, ci proviamo. Dunque, io sono originario di un paesino vicino Cassino, quindi sono laziale, sud del Lazio. Ho studiato nei miei anni dell'elementare a Ferentino, che è una piccola città a sud di Roma. Poi sono passato a fare le medie sostanzialmente in una grande abbazia cistercense che è Casamari del 1100. Ho fatto i 3 anni lì e successivamente sono passato a fare il liceo classico a Caserta. E poi da lì ho lasciato il Lazio per venire a Milano, dove ho frequentato l'Università Cattolica di Milano ed ero studente dell'Augustinianum, che è il collegio universitario della Cattolica. E finiti i 4 anni di università, ho subito iniziato la mia attività professionale con il gruppo Montedison. Siamo negli anni della nazionalizzazione dell'energia elettrica e la vecchia Edison Elettrica, con i rimborsi che lo Stato aveva concesso per la nazionalizzazione del settore, aveva comprato sostanzialmente da un lato la Montecatini, vecchia azienda chimica storica di questo paese, e aveva poi fatto investimenti massicci nel settore chimico alleandosi con l'americana Monsanto. E lì ho cominciato la mia esperienza. Ho fatto 14 anni in Montedison, dopo ho lasciato il gruppo, erano già anni di grande evoluzione e ho seguito altre esperienze, sono entrato a lavorare nel settore tessile e abbigliamento, ho finito per diventare direttore generale dell'Associazione Nazionale del Tessile e Abbigliamento Italiano, ho fatto il direttore generale di un ente fieristico, ho svolto anche attività di tipo professionale e poi quando ho cessato la mia esperienza di lavoro mi sono messo a disposizione, come dire, un po' della politica, ecco, e questo spiega il mio impegno attuale nella giunta comunale come assessore al bilancio. Mi stava dicendo appunto di questo che è un po' il suo percorso personale, un po' un viaggio itinerante attraverso l'Italia, varie regioni, varie città. E cosa le ha lasciato sia dal punto di vista professionale che soprattutto da quello personale? Beh, dal punto di vista personale prima, è chiaro che noi, come dire, eravamo dei provinciali, no? Gente che partiva da piccoli paesi del sud o del centro Italia. All'Augustinianum, il collegio, come dicevo, dell'Università Cattolica, c'erano tanti studenti che venivano da diverse parti italiane. E quindi portavano con sé esperienze le più diverse, insomma. Moltissimi erano proprio originari di piccoli centri, quindi erano dei provinciali che arrivavano in una grande città, nella mitica Milano. E Milano era vista da noi come una sorta di mito, no? La parte avanzata del paese, la modernità in Italia, cioè il posto in cui la modernità si faceva fatto concreto per l'Italia. Quando siamo arrivati, io ricordo di essere arrivato in piena notte, no? Cercavo in piazza Sant'Ambrogio la sede del collegio e facevo fatica ad orientarmi, insomma. Ho sentito in quell'occasione per la prima volta, come dire, la tensione che c'era tra il nord avanzato e il sud che emigrava, no? In cerca di fortuna, perché mi ricordo di aver chiesto dove è la via Necchi, il posto dove c'era il collegio universitario, mi ha detto ma il centro immigrazione è lì, quindi avevano capito dalla mia faccia che potevo essere un emigrante più che un studente in arrivo nella grande università. E appunto dicevo, erano gli anni dello scontro, no? Umano tra chi abitava al nord e chi veniva dal sud.
dopo, insomma, fatti 4 anni di università, in una condizione di assoluto privilegio, perché avevamo, come dire, condizioni di stimolo culturale straordinarie, in continuo contatto con i professori dell'università, possibilità di conoscenze, di esperienze che non erano alla portata di tutte. Ecco, 4 anni di questa vita hanno sicuramente contribuito a far fare un salto in avanti, ma a tutti gli ex dell'Agostinianum avevano queste caratteristiche, come dire. E dopodiché, insomma, ho lasciato il collegio universitario e ricordo che il professor Potocin, un grande storico direttore, congedandosi da noi, aveva detto: guardate, voi adesso andate a lavorare, a svolgere le vostre professioni, ma ricordatevi che, avendo avuto molto dall'Università Cattolica, voi nella vostra vita dovrete qualche cosa alla società civile, quindi trovate il modo di dare un vostro contributo. Quindi poi ho iniziato la mia esperienza, come dicevo, nel gruppo Montedison, dove ho passato 14 anni, anche lì vivendo esperienze di punta per l'epoca, perché la Montedison era il prodotto dell'incontro tra la vecchia esperienza industriale italiana, rappresentata dalla Montegatini, e l'esperienza di punta americana, che era rappresentata dalla Monsanto, grande società americana chimica. Dopo 14 anni di presenza in questo gruppo l'ho lasciato e sono finito in realtà più piccole come dimensioni, ma che a loro volta mi hanno dato molto, mentre la grande impresa mi ha dato, come dire, le dimensioni della grande industria, i contatti internazionali, eccetera. La piccola impresa è un mondo, no, chiuso su se stesso, ma compiuto, che ti consente di capire meglio la dinamica dell'economia dell'azienda. E qui ho fatto le mie esperienze e poi da lì sono passato, appunto, a dirigere un'associazione di industriali che era una delle più importanti italiane a livello nazionale, che era il tessere abbigliamento, il famoso Made in Italy, il mondo moda, insomma. No? E quindi sicuramente è stata un'esperienza notevole, insomma. E ho anche assistito, secondo me, al grande sviluppo dell'economia italiana e anche intravisto i primi cenni della crisi che poi sarebbe arrivata. Il fatto che abbiamo tardato a tenere il passo con i tempi, secondo me, quindi poi se ne potrà parlare, insomma. Sì, infatti. Si vedevano già questi segni di declino. Questo che mi diceva, questo episodio di cui mi parlava con il professore che le ha quasi instillato quest'idea poi di dare qualcosa alla comunità in cambio di quello che si era avuto durante gli studi. Certo. È rimasto proprio dentro di lei in tutti questi anni passati nelle varie attività e poi alla fine ha detto che adesso è arrivato il momento di ridare indietro, appunto, quello Ed è la ragione per cui, appunto, oggi faccio questo, chiamiamolo lavoro, insomma, diciamo, sono impegnato in comune e dove tutto sommato passo dalle 6 alle 8 ore al giorno, insomma. E tornando a quella che è stata la sua esperienza di studio, in quali anni, per la precisione? Dal 61 al 64-65. Ecco, perché mi incuriosiva questo fatto. Lei prima diceva che ha vissuto in prima persona quello che è stato il boom economico e poi ha intravisto i primi segnali di quella che è la crisi attuale. E gli anni 60 però sono stati anni di grande fermento, anche tra l'altro nelle università, a maggior ragione nelle infatti università. Io sono uscito dall'università quando erano iniziati i movimenti che poi portarono al 68. No? E erano anni in cui, appunto, si guardava al futuro con una certa tranquillità, però la società si vedeva che era già in fermento, no? Si pensava che si potessero avere maggiori diritti. Era finito il tempo in cui c'erano quelli che stavano bene e gli altri che emigravano in cerca di fortuna. Insomma, si pensava che fosse arrivato il momento che per tutti ci potesse essere una buona partecipazione alla vita. Io ho finito l'università, l'ultimo anno ho conosciuto mia moglie, che era studentessa nella stessa università, anche lei è ospite nel collegio femminile questa volta, il Marianum. E ci siamo frequentati per un anno e quindi abbiamo deciso di sposarci, insomma. E ci siamo sposati nel 68,
in piena contestazione, no? Studentesca. E ci siamo posti il problema di dove andare ad abitare, e siccome i soldi erano pochi, ricordo che il primo stipendio era di 100.000 lire, mi pare, o giù di lì, e ci siamo guardati attorno, mentre eravamo ancora fidanzati, avevamo l'abitudine di girare per Milano e ogni tanto facevamo finta di cercare casa e andavamo a vedere qualche bell'appartamento. Ricordo che ne avevamo visto uno bellissimo in via Leopardi, vicino alla stazione Nord. Ed era un mini appartamento di una bellezza straordinaria e l'abbiamo visitato con l'aria molto seria, no? Dando ad intendere che eravamo realmente interessati a prendere in affitto, in realtà non avevamo un centesimo. Però è stato il pretesto per grandi sogni. Comunque, quando poi abbiamo veramente deciso di mettersi su casa, abbiamo optato per la città più piccola e quindi siamo venuti a Saronno e abbiamo abitato per tanti anni in strafavia. E siamo partiti da lì per venire dove abito adesso nel 78, quindi 10 anni in strafavia e dopo siamo venuti qui. Abbiamo avuto due figli, Davide è il primo, oggi è ingegnere, lavora per una grande azienda americana nella sede tedesca a Monaco in Baviera, è in giro per il mondo in continuazione. Prototipo classico del manager moderno, insomma, no? Plurilingue, esperienze di lavoro in Stati Uniti, Germania, Scozia, Cina, Giappone, Sud Corea e via andare. E più sugli aerei che a casa, insomma, lui a sua volta due figli, quindi due nipotini da parte sua. Ha un po', mi scusi se la interrompo, ha un po' proiettato quello che è stato il suo viaggio all'interno dell'Italia Beh, nel resto del su mondo. scala più Che era continentale o insomma questa mondiale, indole certo. anche da parte di suo figlio Assolutamente di sì, infatti vedere. da studente lui ha fatto un anno di studi, il quarto anno di liceo negli Stati Uniti, nel Minnesota, e questa è stata la sua prima esperienza internazionale, e poi da lì non si è più fermato, insomma, ecco. Analoga esperienza fatta la figlia, che invece ha studiato un anno nel Kansas, no? A Wichita. E che invece poi in chiave professionale si è orientata verso giurisprudenza, infatti è avvocato e attualmente in un grande studio internazionale, lo studio Orrick, nella sede di Milano, ma lavora a Roma, è sposata a Roma con un avvocato. E questa è un po' la dimensione familiare, insomma, anche lei ha una figlia, una nipotina, quindi Margherita, che sono un po' la nostra, no, gioia, insomma, dei nonni in questo momento. Sul piano professionale, dicevo, l'esperienza dell'industria. Io ho avuto, come dire, la fortuna o comunque l'occasione di cominciare dalla grande industria. Quando sono entrato io nel gruppo Montedison, noi in Italia avevamo la chimica del gruppo Montedison Montegatini, eravamo il quarto gruppo mondiale, quindi non era cosa da poco. E appunto eravamo in una condizione di confrontarci con i grandi colossi internazionali. L'evoluzione successiva della chimica in Italia è il prototipo, secondo me, della incapacità del nostro paese a guardare lontano nel futuro, insomma. La commistione tra attività di impresa, politica, interessi privati, già allora si vedeva in maniera molto chiara e si è tradotta, almeno nel caso della Montedison, nella scomparsa della grande chimica, e oggi in Italia abbiamo sì chimica, ma chimica di tipo diverso, aziende medie, casomai di nicchia, ma non c'è più non c'è una Bayer, non c'è una Ciba, no? Che invece potevamo avere tranquillamente. Avevamo anche nel settore farmaceutico posizioni di punta, sono poi sparite, insomma. È rimasto, diciamo, un po' quello che secondo alcuni è un pregio, secondo altri un difetto, appunto ne parlava adesso, questa dimensione di media o piccola impresa Sì, che si che poi anche distribuisce un po' qui a macchia di leopardo su tutta è l'Italia. vero, che è stato poi, come dire, una sorta, secondo me, di autoconsolazione, no? Essendo scomparsa nel nostro paese la grande industria, che è quella che apre la via alle innovazioni. In fondo, chi può fare ricerca? Chi ha i grandi mezzi, no? Chi ha grosse organizzazioni, chi ha interessi un po' sparsi per il mondo. Ecco, da noi la grande industria è scomparsa progressivamente.
L'industria elettronica non è mai decollata. Io sono entrato nel 65 nella Monte Edison e la Monte Edison allora aveva una divisione che si chiamava Montedel, che era Monte Edison Elettronica, che non è mai decollata. Io ricordo i primi grandi calcolatori elettronici a valvole che venivano usati nella divisione econometrica della Monte Edison per fare la programmazione lineare delle produzioni chimiche, però il settore elettronico si è fermato lì, insomma, no? Ecco. E quindi da lì, dalla grande industria che scompare, ci siamo, come dire, sistemati, no? Adattati alla dimensione medio-piccola e abbiamo scoperto i distretti e tutta la filosofia del distretto, che certamente è una gran cosa, perché il tessuto industriale di un paese è fatto di grandi imprese, ma soprattutto poi di una diffusione di piccole e medie imprese che danno vita, no? Ad attività in rete tra di loro. Però non aver più avuto la grande impresa ha significato che la piccola impresa, che nasce come uno spin-off, no? Uno scorporo di pezzi di attività della grande impresa, ad iniziativa di gente che sono operai a volte, no? Però pieni di genio imprenditoriale, ecco, queste piccole imprese lentamente si esauriscono, no? Della spinta iniziale e finiscono poi per essere superate dagli eventi. Oggi il paese, che pure è il secondo paese manifatturiero d'Europa, è in una situazione di difficoltà straordinaria, mentre la Germania, che aveva la fisionomia identica alla nostra, avendo mantenuto la grande impresa e avendo quindi investito molto, no? Sulla grande, anche poi sulla media, affronta la crisi in una condizione molto diversa dalla nostra. In Capisci? effetti Quindi questo è il problema. siamo un po' al traino in questo In momento, questo momento sì, in dobbiamo questo stare insomma a momento. quello che ci indicano loro proprio Sì, perché c'è questo problema. sì, sì, sì. E poi mi diceva appunto partendo dalla grande impresa è arrivato a una realtà un po' più, diciamo un po', Di tipo forse più, diverso. posso dire un po' più umana, forse si è avvicinato un po' di più a quello che poi è il naturale sbocco di cui parleremo adesso che è il discorso politico, ovvero l'impegno Sì. più vicino ai cittadini. Io devo dire la verità, insomma, che sono uscito dalla dimensione grande proprio perché ho sperimentato già a quell'epoca i primi episodi di crisi dell'impresa italiana, dell'economia italiana. Il gruppo Monte Edison, dopo un po', ha cominciato ad avere dei problemi e negli anni 80 si è trovato nella necessità di ristrutturazioni piuttosto pesanti e quindi le prospettive di sviluppo per un giovane che avesse avuto voglia di crescere cominciavano a restringersi e allora ho deciso di uscire. Erano gli anni in cui si sperimentava per le prime volte la cassa integrazione, no? Che veniva vissuta da noi come una sorta di diminuzione psicologica. Cioè chi andava in cassa integrazione si sentiva come una sorta di licenziato, di tagliato fuori dal lavoro. E non la accettava psicologicamente. Oggi la cassa integrazione è vista come un'ancora di salvezza, ma a quell'epoca era una sorta di sanzione sociale, come io che lavoro bene, sono messo fuori in una sorta di parcheggio. E per evitare un'esperienza di questo genere io decisi a quell'epoca di uscire, no? E ho cominciato a occuparmi di amministrazione per piccole e medie imprese del settore tessile. E da lì ho ripercorso, come dire, un nuovo tipo di carriera e sono finito a fare il direttore di un ente fieristico che era l'ente che organizzava le mostre, le manifestazioni di moda a Milano, che ci sono tuttora, no? Modit, Milano vende Sì. moda, ero poi arrivato anche ad essere uno dei componente del consiglio di amministrazione di Pitti, che è la fiera più importante in Italia, forse al mondo, del settore moda uomo. E poi da lì, in parallelo, ho preso anche l'incarico di direttore generale dell'associazione industriale. Ora, inizialmente, devo dire la verità, che quando ho avuto questa
opportunità di cambiare, passare dalla chimica, che è una roba, come dire, molto concreta, no? Grandi torri di distillazione del petrolio, puzza da tutte le parti, gente con l'elmetto. Ecco, da questo mondo sono passati in un mondo che era un po' effimero, no? La moda, l'abito della donna, i cappellini, la scarpa, il tacco alto, queste cose. Insomma, devo dire la verità che ancora una volta l'ho sentita inizialmente come una sorta di diminuzione, come se abbandonassi la vera industria per andare a occuparmi di qualcosa che in fondo era il superfluo, no? C'era un po' una sorta di moralismo nel mio atteggiamento in questa situazione. Poi ho capito che in realtà anche il mondo della moda, in realtà è un mondo in cui si muovono centinaia di migliaia di persone, ognuno con una sua occupazione, con un suo obiettivo da raggiungere, situazioni belle, situazioni anche difficili a volte, no? Ho avuto occasione di girare per i paesi dell'est, in Ungheria per esempio, in Romania, vedere che cosa voleva dire l'industria del tessile in quegli ambienti. E poi come direttore dell'associazione industriale invece ho avuto l'occasione di vedere queste realtà in giro per il mondo, negli Stati Uniti, in Asia, in Cina, e quindi ho allargato un po' la mia visione, insomma. E tornando all'Italia, l'Italia dei distretti certamente è riuscita per molto tempo a mantenere in piedi questo paese, e in questo momento però mostra tutta la Sì, corda, no? siamo in un'epoca in cui le multinazionali adesso la fanno da padroni, quindi Sì. diventa effettivamente difficile contrastare questo tipo di realtà con quella che è invece Sì, la realtà italiana. il problema secondo me cos'è? È che noi come Italia, come paese Italia, abbiamo da un lato messo in piedi una situazione, come dire, di squilibrio strutturale del nostro paese. L'idea che era, come dire, dominante nell'immediato dopoguerra, che lo sviluppo potesse essere finanziato a debito, no? E che il debito pubblico in fondo non avesse un termine, un fine, un limite per definizione, questa cosa qui era un'idea dominante ed è stata, come dire, cavalcata questa idea al punto che si è superato il limite del ragionevole, no? Quindi, quando negli anni 70 e negli anni 80 è esploso il debito pubblico italiano, questa cosa è avvenuta in un contesto in cui l'economia italiana non era sufficientemente forte per poter nel tempo riassorbire un debito di quella dimensione, secondo me. E quindi, quando ci siamo avvicinati alla crisi, e parlo in questo caso negli anni 2000, no? Ci siamo portati a ridosso della grande crisi finanziaria già in una condizione di debolezza strutturale, no? Avremmo già allora dovuto cominciare a pensare a come riequilibrare il bilancio pubblico, insomma. Nel 2008, quando è scoppiata la crisi, ci siamo consolati inizialmente dicendo ma le nostre banche sono state più brave di quelle degli altri paesi perché non si sono lanciate in operazioni spregiudicate nei famosi derivati. Che cosa voleva dire? Voleva dire che mentre la grande finanza americana, no, le grandi banche di investimento, avevano ottenuto dal governo americano l'autorizzazione a non essere assoggettata alle regole che nel 33-39, gli anni della crisi, prima grande crisi, erano state introdotte per tenere sotto controllo la finanza perché non andasse fuori strada, no? Con la presidenza di Clinton quei vincoli sono stati azzerati e le grandi banche di investimento americane sono state autorizzate a muoversi a livello internazionale senza dover subire particolari vincoli. E in pratica hanno moltiplicato, come dire, attraverso questi titoli, no, virtuali, no? I derivati, la massa monetaria che circola nel mondo per un numero di volte altissimo rispetto alla produzione di beni reali. Quando questa montagna, questa di panna, no, si è afflosciata è crollata l'economia mondiale. E noi quindi, come paese, ci siamo ritrovati in una situazione in cui le banche, anche le nostre,
hanno cominciato ad avere difficoltà perché nessuna si fidava dell'altra. Cioè è come se in una grande rete di canali idrici all'improvviso mancasse l'acqua e quindi il sistema si inaridisce. Ogni vasca è vuota e chi ha la vasca che ha un po' di acqua non la trasmette all'altra perché ha paura che l'altra non gliela restituisce, mancano i canali di collegamento. A questo punto cosa succede? Succede che neanche le imprese ricevono credito, no? L'acqua che le fa prosperare. E quindi va in crisi l'economia, reale, e la cassa integrazione tra il 2008 e il 2010 è esplosa con miliardi di ore di cassa integrazione ordinaria in deroga. E il debito nostro è cresciuto da un livello che era già alto a un livello assolutamente fuori controllo. Adesso siamo già al 122% del prodotto nazionale lordo. È come se un'impresa che fattura 100 abbia 120 di debito e comunque chiuda i conti ogni anno in debito, in deficit, in negativo. Quindi è un paese in grandissima difficoltà oggi. Sì, effettivamente. Ecco, e quindi in questo contesto siamo chiamati poi adesso a lavorare anche nelle piccole realtà come i comuni, no? Per guardare con occhi... no?